Allora, con Fabrizio Manfredi, non è presidente del parco, non è presidente, è da 6 mesi che è presidente del parco Milanino San Vittorio Massaluco. Volevo parlare di questo come intervista numero uno per questo nostro magazine. C'è stato un atto amministrativo che ritengo importante, preso dal parco circa nell'inizio di luglio, se non sbaglio, ed è l'adozione di questa variante al piano di gestione del padule Milanino San Vittorio Massaluco per quanto riguarda la parte settentrionale, la parte inerente più al territorio di Viareggio e di Massarosa. Ecco. C'è anche una corposa, direi io, relazione tecnica fatta dall'architetto Porchera che spiega nel dettaglio com'è la situazione pregressa e quella che dovrebbe essere. A quanto si legge da questa relazione, se ho ben capito, mi sembra che ci siano molte cose inattuate. Come stanno le cose? Sì, il piano di gestione del padule settentrionale, del Massaciuccoli settentrionale, è uno dei piani che ha avuto maggiori problemi attuativi in questi 10 anni. E la zona di riferimento, che è la zona della Visca in particolare, che è il comune di Viareggio, è una delle zone ancora profondamente degradate. Cioè insistono ancora delle attività che non ci dovrebbero essere? Sì, lì continuano ad esserci una gamma di attività che furono considerate incompatibili per quanto concerne l'esistenza di un parco, rispetto alle quali il piano di gestione di allora si prefisse l'obiettivo di vedere i vari presupposti perché queste attività venissero rimosse o rilocalizzandole in altro sito o riconvertendole in attività considerate compatibili rispetto agli obiettivi e alle finalità che il parco ha. Ecco, si è registrato che ben poche cose sono state attivate al riguardo e il grosso delle attività preesistenti ha continuato a rimanere. Intendiamoci, non solo per responsabilità, oppure diciamo non tanto per responsabilità dei singoli imprenditori, ma per una serie anche di situazioni che si sono venute creando e che non hanno creato i presupposti appunto perché si attivassero anche questi percorsi virtuosi dei singoli. Quali sono queste problematiche? Una è il fatto che le istituzioni che dovevano e devono fare una serie di cose non le hanno fatte fino in fondo, insomma, cioè la creazione di una serie di presupposti ambientali che potessero a loro volta creare un ambiente consono allo sviluppo di attività turistiche in un contesto di risanamento ambientale. Che ne so, la stessa discarica delle carbonaie che deve essere risanata è in corso di risanamento, ma non è ancora completata. Forse però è l'unico atto che ha preso un iter e che sta andando avanti. Altri invece, i processi in qualche modo di risanamento e di bonifica del lago, insomma, tardano a procedere perché sono molto più complessi e problematici. Probabilmente 10 anni fa c'era un po' più di illusione del fatto che questi processi potessero essere più celeri. E l'altro elemento che ha condizionato in negativo l'attuazione delle previsioni del piano di gestione, quindi il superamento di questa presenza di attività incompatibili, è il fatto che nel frattempo, alla luce delle osservazioni che negli anni che erano postate, l'autorità di bacino ha introdotto delle normative che hanno modificato profondamente ciò che era possibile fare prima, cioè sono stati introdotti dei livelli di inedificabilità rispetto a distanze dalla zona della costa che hanno messo in discussione una serie di previsioni volumetriche che nel piano di gestione in precedenza c'erano. Non ultimo devo dire che una delle cose che ha reso difficile l'attuazione appunto delle previsioni del piano di gestione è il fatto che forse quel piano di gestione era un po' farraginoso, complesso, troppo complesso rispetto alle possibilità attuative. Per esempio, il territorio è stato diviso in ambiti unitari di intervento, si chiama, forse un po' troppo grossi, forse un po' troppo vincolanti per i singoli soggetti che in esso sono compresi, che per poter realizzare degli interventi devono trovarsi d'accordo tutti, senza il quale accordo allora anche singoli o parti di si può bloccare tutto. Possono essere. Quindi insomma c'è stato un insieme di situazioni che ha reso fino ad oggi di difficile attuazione gli obiettivi e le finalità. Ecco, però in questa adozione della terza variante si legge anche che ovviamente c'è anche il Comitato Scientifico del Parco che è preoccupato per la situazione ambientale che c'è sempre nella zona. Ecco, però si dà anche, se ben ho letto, il tempo a queste aziende, circa 10 anni per potersi mettere in regola. No, noi ne abbiamo dato di 5.
5, nel senso che era nella precedenza, nella gestione precedente era previsto che ci fossero queste convenzioni di transizione che duravano 10 anni. Sono durate 10 anni, ora vanno a scadere. E però abbiamo preso atto della situazione e ci siamo posti il problema di dire, vabbè, ma la situazione certa è ancora questa, non può essere esorcizzata, bisogna riuscire a farci i conti. E allora abbiamo ritenuto come consiglio direttivo di farcelo in questo modo. Da un lato proponendo la proroga di queste convenzioni di transizione, però per 5 anni rinnovate. Quindi un lasso di tempo un po' più ridotto, perché a 10 ci sembrava effettivamente troppi, era come dire, vabbè, insomma, tutto rimasta così com'è a vita. E quindi 5 anni, che sono tempo congruo, eventualmente rinnovabili. Ma al contempo, ecco l'altro dato di fatto, abbiamo preso l'altro grosso provvedimento, che è quello dell'avvio del procedimento per rimettere mano alle destinazioni d'uso di quelle aree e alla modalità con le quali perseguire questa destinazione d'uso, e quindi rivisitare ciò che, come accennavo prima, probabilmente risulta essere stato un po' complesso, farraginoso o attardato rispetto alle modifiche che nel frattempo sono venute avanti, come per la qualità di bacino, come dicevo. Ecco, c'è stata anche però una sorta di polemica innescata un po' dalla stampa locale, mi sembra, del dire c'era. Si era ventilata un'ipotesi di fare un cambio di volumetrie da una zona all'altra, cioè dire da un piano di gestione a un altro, portare certe volumetrie di questa zona nell'altra a mare, verso Torre del Lago. Come stanno le cose? No, questa è un'idea che venne alla ribalta anni fa, quando il parco lavorava alla predisposizione del secondo piano di gestione delle marine, proprio della tenuta Borbone, nel suo complesso. E fra l'altro mi trovavo a fare assessore urbanistico di Viareggio e fui uno che, che pose l'interrogativo sul fatto se era contemplabile la possibilità di fare un minimo di travaso volumetrico tra un piano di gestione e un altro. Perché? Perché nell'ambito del piano di gestione delle marine fu ritenuto col consenso di tutti che era necessario e giusto individuare dei siti dove poter realizzare piccole volumetrie ricettive. La zona del Green Park, prima della marina, prima di arrivare sulla marina in Torre del Lago, l'altra zona era quella dietro il Cinema Tirreno, dove poter, l'ex Cinema Tirreno, dove poter realizzare una piccola struttura ricettiva. Quelle lì erano volumetrie nuove rispetto al piano, primo piano di gestione della tenuta Borbone, che erano però ritenute interessanti e utili rispetto alla qualificazione e allo sviluppo di quel territorio. Il problema è che, siccome in ogni singolo piano di gestione non ci possono essere poi aumenti volumetrici rispetto a quelli che erano stati definiti originariamente, lì il rischio era, ed è tuttora quello un po' di un infringimento, perché si ipotizzano nuove volumetrie per strutture ricettive ritenute utili, ma non avendo possibilità di demolire volumi equipollenti sempre in quel piano di gestione lì, la cosa rischia di rimanere aleatoria. Allora, già allora ci ponemmo questo problema e valutammo l'ipotesi di poter trasferire, in questo caso, da un altro piano di gestione, che era quello del Massasciuccoli settentrionale, sempre del territorio del comune di Viareggio, la possibilità di trasferire magari qualche volume per poter che quindi era una cosa che era virtuosa, sia perché dava modo di poter realizzare strutture in un piano di gestione marine che erano ritenute necessarie, sia perché si creavano le condizioni di demolirle, di demolire magari cose che non dovevano stare ritenute incompatibili nel piano di gestione del Massasciuccoli. Questo tema purtroppo è un tema complesso, teniamoci, delicato, può essere una regola generale, quindi è un tema delicato e complesso e eventualmente comporterebbe la modifica della legge regionale istitutiva del parco, quindi introdurre eventualmente a quel livello una clausola. Ecco, l'ultima cosa volevo chiedere, la situazione attuale politica del comune di Viareggio, che è uno dei quelli massimi interessati in quest'area di cui si sta parlando ora, col commissario prefettizio, crea dei problemi a queste deliberazioni o no? No, nel senso che dunque qui si sta parlando di due atti, uno dei quali è in fase di adozione, per quanto concerne la modifica, la proroga delle convenzioni di transizione, abbiamo adottato questa variante, quindi ora è pubblicata, bisogna avere
il suo percorso, eccetera, e poi verrà poi definitivamente approvata, quindi quello è un percorso che va avanti istituzionalmente. Sul secondo diciamo che certamente un po' di condizionamento ci può essere, perché il percorso di predisposizione di una nuova variante che cambi le destinazioni d'uso, eccetera, necessita di una ampia interlocuzione con i soggetti istituzionali, con le associazioni, con gli imprenditori, e in questo caso è chiaro che lì al Comune di Viareggio abbiamo difficoltà di individuare un interlocutore che si assuma delle responsabilità serie, e quindi vabbè, ora intendiamoci, noi avvieremo il confronto laddove con i soggetti, dove è possibile farlo, perché sì, sono soggetti sono già in campo, e aspetteremo che a Viareggio abbiamo una nuova amministrazione comunale con la prossima primavera. Grazie.